Ciao a tutti, quest'anno si terrà la seconda edizione del convegno nazionale dal titolo Impazzire si può. Vogliamo rifarci a quella che è l'assemblea goriziana dove Basaglia aprì i manicomi e diede diritti, parole, identità alle persone per poter aprire il mercoledì 22 giugno con la prima giornata del convegno che riguarderà la prima assemblea. Ognuno potrà raccontare, quindi siete voi che sarete protagonisti, potrete raccontare la vostra storia. In più interverranno personalità quale Lella Costa, Massimo Cirri, Pieraldo Rovati, Insigne, filosofo. Giovedì, il giorno dopo, sarà la volta della seconda assemblea dove si parlerà di lavoro e di inclusione sociale. Terza assemblea nel pomeriggio dove verrà affrontato il tema del disturbo mentale, dove dobbiamo cercare di evitare che persone che hanno questo disturbo possano essere stigmatizzate. E ultima assemblea ci sarà venerdì 24 giugno, dove dal disturbo mentale è possibile uscirne, è importante però che i servizi siano efficienti ed efficaci. Ci saranno anche degli eventi collaterali, quale l'associazione sportiva Fuoricentro che richiede adesioni per una partita di calcio, una mostra fotografica organizzata dalla Nadir Pro, associazione culturale, e anche uno spazio dove ci sarà un laboratorio multimediale della Head Med Lab, dove verranno raccolte interviste di persone, di presenti. In più ci sarà anche uno spazio rosa dove poter consultare libri prodotti e scritti da tutte le cooperative sociali e anche dei tavoli per poter visionare documenti, foto e video storici. Se volete avere informazioni, la segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Il numero è 040-399-7353 oppure consultare l'email forum@yahoo.it. Come ogni tradizione ci saranno i fuochi di San Giovanni, la grande orchestra, e nello stesso tempo ci sarà anche una serata organizzata al Caffè Verdi dove ci sarà della musica. In più anche lo spazio dedicato alle donne della salute mentale dove verrà inaugurata una nuova sede. Grazie.